Credeva di essere in un poligono di tiro, invece era nel cuore dell'Orobie, a 2000 metri d'altitudine. È stato denunciato così dalla polizia provinciale un uomo che credeva di non essere sentito mentre sparava dei colpi in località Valle del Salto, nel comune di Valbondione. Il tutto è partito da una segnalazione alla polizia su due persone che stavano esplodendo dei colpi di arma da fuoco nel territorio montano, una zona densamente popolata da stambecchi e camosci. Gli agenti hanno preso in considerazione fin da subito un possibile atto di bracconaggio sulla fauna selvatica. È stato infatti immediato l'intervento di una pattuglia del nucleo ittico-venatorio della polizia provinciale e del corpo di vigilanza volontaria venatoria. I due sono stati così avvistati sul sentiero che porta dalla Valle del Salto al passo di Valsecca. Riconosciuti e fermati, i due hanno inizialmente negato di possedere armi e munizioni, ma dopo un controllo dello zaino di uno dei due, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica con relativo caricatore contenente 8 colpi, altri 13 colpi carichi, 7 bossoli, un macete e un coltello pieghevole. Il quarantenne residente in provincia di Milano era titolare del solo porto d'armi a uso sportivo, che prevede il trasporto dell'arma dalla propria residenza al poligono di tiro, e non il trasporto, la detenzione e l'uso dell'arma in alta montagna, in luoghi di pubblico passaggio e all'interno dei rifugi. Alla fine l'uomo ha ammesso le responsabilità e si è escluso un atto di bracconaggio sulla fauna selvatica. Gli agenti hanno così sequestrato l'arma da sparo, le munizioni, il macete e il coltello pieghevole, contestando all'uomo i reati di porto abusivo di armi comuni da sparo in luogo pubblico e porto senza giustificato motivo di armi proprie di punta da taglio.